I really do not know much about my mother. She was born Kebedeshtas Bagilai in Italian Eritrea. I received a picture from Italy with a message. If this is your father, we are cousins. I have my first conversation with my cousins, Paola and Nanda. They show me pictures from their childhood, their father Nando, and tell us wartime stories. Specialmente in un paese chiuso. Ma non ha pensato tutto questo. No, non ha pensato, no. E noi eravamo così piccoli. Mother returned to a free Eritrea in 1991. We accompany her home. Every day I find relatives and visitors in my mother's house. Now I do want to ask her brothers about life under colonial rule and my mother's choice of an Italian husband. I was Zucker Arakar Mahu Kuna Maukar, Light Boronto, as an outlawish condition. My father worked on this road. Nowadays, I'm Medina's cousin, an unofficial historian of the town. He shows us around the town of my childhood. Scuola era qui. Elementary. Sì, no, scuola per italiani bambini. Italiani. Tu per i noi. Per i noi vuol dire per i neri. I neri? Tu. I neri erano da soli? No, sì. Ma perché? Era così. I cararesi parteciparono anche loro alle spedizioni per le colonie. In Italia tutta la storiografia, i giornali, hanno sempre coltivato l'idea che l'italiano brava gente. Ora, questo è anche vero nei confronti del popolo, ma quando si va a fare la guerra, si fa la guerra. Per quello, come avete saputo che potevi escere dall'Eritrea? Noi, è stata la guerra stessa. Sì. Allora, il nostro governo italiano giù, l'ambasciata, un giorno ci ha invitati a tutti i cittadini italiani. C'aveva la lista quelli che sono italiani. Ma naturale. Sì, perché tutti i meticci avevano la doppia cittadinanza. I may never know more about my father, but he chose my mother, and she remains deeply devoted to his memory. I am a part of his world, just as he is a part of mine. And I can't do more to understand the Italy he left behind, and the family I'm just beginning to discover here.